Women Lifting Women. In inglese, sì. No, parliamo in italiano, però la prima cosa che voglio sottolineare è che il nostro bouquet di donne inspiring, inspiring women, si arricchisce di un altro fiore. Però voglio dirvi anche un'altra cosa, che dovreste essere così carine da fare il tifo per noi e da sottoscrivere il canale YouTube Women Lifting Women. Abbiamo qui con noi Gabriella Pasqualini, la donna più esperta in assoluto di servizi segreti in Italia. E in questo momento il suo grande come dire must è l'essere vissuta 5 anni in Iran, certo non nel pieno degli Ayatollah, però il popolo lo conosce benissimo, e poi ci è anche ritornata facendo finta di nulla in pieno regime. Come ho cominciato a occuparmi di servizi segreti, di storia istituzionale dei servizi segreti, dal 1861 in poi, mi fu chiesto direttamente dall'allora SISMI, il servizio di intelligence militare dell'Italia, dal 1977 al 2007, perché poi abbiamo cambiato la legislazione, l'assetto ordinativo. E allora mi fu chiesto, doveva essere un volume, ne sono usciti tre, ma tre su documenti. Io ho avuto l'onore e il piacere di essere a Washington 3 mesi, a Madrid, a Parigi, a Londra, perché ho visto i documenti stranieri. Quindi ho fatto una storia istituzionale in, per il momento, 5 volumi. Ne sta uscendo un altro che riguarderà il periodo fino ai nostri giorni. Ma molto semplicemente, io avevo già scritto dei libri, ho scritto altri libri con l'ufficio storico della Marina e l'ufficio storico dell'Arma dei Carabinieri, per cui io scrissi 2 volumi delle missioni all'estero dei Carabinieri. E scrissi anche sul secondo volume delle missioni che si stavano facendo in quel momento, ed ebbi la possibilità di verificare nell'ambito del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dei documenti della NATO, OPLAN, riservati, e scrissi queste missioni. Chi mi aveva chiesto di scrivere queste missioni era transitato nei servizi militari, nel servizio di informazioni militari, e mi disse: senti, ma non ti andrebbe di fare una storia istituzionale che non è segreta, è assolutamente aperta, tanto che questi libri sono sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E io dissi sì, va bene, ne facciamo uno. Alla fine, con la marea di documenti che avevo trovato all'estero, ne uscirono praticamente 4. A quel punto mi chiamò il generale Piccirillo, allora a capo di quella che era l'Agenzia per le Informazioni Interne, dopo la legislazione italiana del 2007, e mi chiese di scrivere la stessa cosa per loro. Però per loro non c'erano documenti visibili, e allora andai sugli atti parlamentari e lì scoprì l'importanza degli atti parlamentari della Camera e del Senato, che sono documenti storici, testimoni di momenti storici importanti. Infatti il mio libro, che è in uscita, è tutto basato sugli atti parlamentari dal 1970 al 2021. Parliamo anche della tua carriera di globetrotter, in un certo senso. Allora, io a 30 anni circa decisi che ero già assistente ordinario all'università, cioè con funzione di docente, decisi che dovevo un momento cambiare vita. Vinsi un concorso al Ministero degli Esteri, per cui fui messa a disposizione del Ministero degli Esteri e inviata in Iran dal 1974 al 1979. Io sono arrivata nel 74.
sono arrivata da giovane diplomatico e grazie a Dio così imparo le lingue, ho imparato a parlare il persiano e poi l'ho anche studiato, dopo averlo parlato. E che cosa accade? Nel 1977 in realtà sono cominciati i disordini in Iran, nel 1978 ci fu quello che noi, ve lo dico perché in italiano suona strano, ma vuol dire Kukumate Nesami, che vuol dire alle 6 tutti a casa e nessuno può più uscire, quindi coprifuoco militare. E l'8 settembre del 1978, cominciando da Abadan in poi, coprifuoco militare in tutte le città, in tutto il paese, e sono cominciati i grossi disordini. Io non posso mai dimenticare una notte, io vivevo in un grande complesso al 22° piano e apro le finestre e sento una marea di voci che sale, perché il popolo persiano da sud a nord saliva sui tetti, e siccome c'era la luna piena, insomma una serie di cose, e urlava Allah Akbar, Allah è grande. Questa è una cosa che non dimenticherò mai, perché faceva gelare il sangue nelle vene. Perché era il prodromo di un cambio. Era il prodromo di un cambio, tanto che questo avveniva dopo la metà di dicembre del 1978. Il 16 gennaio 1979 Shah Raft, lo Shah se n'è andato, e io ero per strada, non con la mia macchina diplomatica perché l'avevo già venduta, perché ho capito che non era più il caso di andare in giro con una macchina con targa diplomatica, e me ne andavo in giro con una macchina normale, vecchia, sul cruscotto della quale avevo messo due garofani rossi incrociati, perché era il segno: io sto con la rivoluzione. D'altronde non potevo fare altro. E quando all'università di Teheran Shariat Madari e Taleghani, che erano dei grandi ayatollah, un po' in contrasto con Khomeini, ma Khomeini non era ancora arrivato a Teheran da Parigi, e fuori dell'università di Teheran c'erano i soldati, io andavo in giro spacciandomi per una studentessa universitaria di 24 anni, ne avevo quasi 34, ma avevo capelli lunghi e non dimostravo gli anni, e siccome parlavo bene il persiano mi spacciavo per una studentessa, e naturalmente non avevo con me la tessera diplomatica, non era il caso assolutamente. Io ho un ricordo splendido di questo territorio, e anche delle donne iraniane. Le donne iraniane sono fortissime, e al contrario di quello che si pensi, nel ceto basso popolare le donne sono il capo all'interno della casa e sono molto forti nella società. Sembra strano dire questo, ma è così. E adesso sono gli uomini che stanno accanto alle donne nelle strade, sono loro che hanno cominciato questo. Io ho scritto recentemente un articolo mettendo la bandiera Pahlavi, cioè col sole e il leone, Shiro Khorshid, e so una cosa, che non è più il caso per il momento che io faccia un viaggetto turistico in Iran. Questo è importante. Sono stata 5 anni fa. Evoluzione. Riusciranno le donne a avere il sopravvento su questi, diciamo, guardiani della fede? È un grossissimo problema. Per il momento non lo vedo possibile. Vedete, nel 1978-79 contro lo Shah la rivoluzione vinse perché la massa critica dell'esercito decise di stare con la rivoluzione islamica. Allora fu così. Ora, io credo, perché non abbiamo notizie, che l'esercito per il momento sia molto a favore della
del regime islamico, però cosa pensano coloro che fanno la massa critica, cioè il soldato? Che cosa pensa? Ecco, di questo io in questo momento non ho notizie di prima mano, mentre quando vivevo lì le avevo e lo sapevo, perché io non posso dimenticare che, come poi successe in Portogallo, le donne andavano a mettere i fiori nei fucili dei soldati. L'ho visto questo, e allora capii che la cosa stava cambiando. Per ora vedo molto difficile un cambio di regime. Il 12 novembre del 2003, sono quasi 20 anni, 19, sono, manca un anno ai 20 anni, il contingente italiano a Nassiriya subì un grave attentato dove morirono in tanti, molti militari e 2 civili. Ricordo, è abbastanza difficile, ancora è doloroso dopo 19 anni, anche se, come ti ho detto, io pianto 10 anni dopo, ma mi rendo conto che ancora dopo 19-20 anni è tutto molto difficile. Il ricordo di quegli eventi tragici, di quello che si pensava che io dovessi fare in quel momento, io dovevo essere nella base che è saltata in aria per parlare con alcuni di quelli che poi sono morti, tra cui il locotenente Fregosi e il maresciallo Massimiliano Bruno ed altri, perché facevano parte dell'aggruppamento Patrimonio Culturale, e io stavo per andare sul sito archeologico dove ci sono tante tavolette dei Sumeri, tanto belle, e volevo parlare con loro. Come fu? Fu che, passando in macchina con un Range Rover, e in quel momento avevo solamente 4 persone di scorta, il mio autista mi disse: dottoressa, che facciamo? Andiamo adesso in base perché lei vuole le foto dei Sumeri, eccetera, o andiamo sul sito archeologico? E io risposi: faccia come crede, maresciallo. E andammo sul sito archeologico, perché quando la base saltò in aria, in realtà nel nostro programma noi dovevamo essere lì, e invece eravamo sul sito archeologico, tanto che quando poi tornammo con vari problemi, il maresciallo autista mi disse: dottoressa, lei mi ha salvato la vita. E io gli risposi: lei se l'è salvata da solo. E quindi così ci siamo salvati. Voi arrivaste alla base di ritorno, non avete sentito lo scoppio? No. Allora, a un certo punto noi decidiamo di rientrare, dovevano essere intorno già le... Dunque l'attentato è stato alle 8:40, noi verso le 9:10, perché ci si muoveva molto presto, perché faceva caldo. Rientrando, di nuovo la radio comincia a funzionare. E sentiamo, io il primo ricordo che ho sono gli elicotteri che volteggiano sulla nostra testa, eravamo vicini, elicotteri che volteggiano continuamente. Dalla radio si sente dire: Merlino ferito, Tizio ferito, Caglio ferito. E non abbiamo capito istantaneamente, tanto che il mio autista disse: ma insomma, proprio adesso che domani devono partire, si mettono a fare degli incidenti di macchina. Invece non era un incidente di macchina. Arriviamo alla base, cerchiamo di entrare, non entriamo perché c'era quello che ci poteva essere, prendiamo il ponte azzurro e andiamo nell'altra base, perché ugualmente non ci sono stati dei feriti lievi, ma c'erano dei danni gravissimi, tutte le finestre rotte, tutti gli infissi saltati, tutte le porte sventrate. Era il bilancio delle vittime sarebbe stato anche più alto. Sì, perché nell'altra base ci sono stati feriti leggeri, morti non ce ne sono stati per caso, perché io ho le foto, le schegge delle finestre conficcate nel muro, se arrivavano alla gola
o comunque al corpo di qualcuno, uccidevano. Quindi i morti sono stati solamente nell'altra base, 17 militari tra carabinieri e due dell'esercito, tra cui il figlio del generale Ficucci, era lì come giovane ufficiale e aveva chiesto di fare questa esperienza e quindi era stato inviato nella base dell'esercito, ma stava accompagnando il regista e il fotografo nella base dei carabinieri perché i due dovevano parlare con il luogotenente Fregosi e con l'altro maresciallo che si occupavano dei reperti archeologici per fare non so se un film o un bel documentario su quello che i carabinieri avevano trovato sul sito archeologico. Ecco, due elementi ci sono nel tuo libro che io adesso mostro ai nostri alle nostre follower. Prima ci sono due lettere alla morte perché ti sfiorò quel giorno e poi c'è il ricordo del funerale delle vittime a cui partecipasti e dopo il quale hai una specie di amnesia di come hai fatto a piedi ad arrivare a casa. Bene, allora le due lettere sono alla signora, una signora con la S maiuscola che io non mi azzardo mai a chiamare morte e con tutto il rispetto mi rivolgo a lei ricordando che quel giorno mi ingiunse di andarmene. Per quanto riguarda il funerale, sì, ho partecipato ai funerali, fine dei funerali, le bare escono dalla chiesa, ci abbracciamo con i sopravvissuti e io prendo la via di casa. Dalla Basilica di San Paolo fuori le mura al Vaticano, vivo vicino al Vaticano, di chilometri ce ne sono. Li ho fatti a piedi, ma non mi ricordo nulla, assolutamente nulla. Beh, questo è uno shock post-traumatico ed è un sintomo tipico. Quindi saluto tutte le nostre follower perché hanno avuto una testimonianza inedita, un piccolo scoop totalmente inedita. Non ho parlato fino ad oggi, a quasi 20 anni si comincia a poterne parlare da parte di chi è sopravvissuto. Non ne ho parlato per tanti anni perché comunque è stata un'esperienza notevole, molto molto profonda, che ho motivo di ritenere mi abbia cambiato molto.